No, io nella mia vita sono abituato sempre a metterci la faccia, quindi è normale che è venuto il direttore e mi ha chiesto di uscire ed è giusto che io uscissi. Sono il responsabile, poi a prescindere dall'andamento della gara, la qualità del gioco, se si meritava o non si meritava, si è perso in una partita dove ci tenevano tutti, i tifosi, uno spettacolo oggi vedere la curva così piena. Abbiamo perso, non abbiamo scusanti. E quindi nulla, io era doveroso da parte mia uscire. I tifosi cosa hanno imputato alla squadra? Ma sai, in questo momento si imputa scarso impegno, tante situazioni, adesso non mi voglio soffermare, non mi va nemmeno di parlare della partita, dell'andamento. Abbiamo perso ed era un derby che noi dovevamo vincere per la società, per la gente, per tutti e quindi abbiamo fallito ed ognuno di noi si prende le responsabilità. Io in primis, nella maniera più assoluta, intanto dobbiamo blindare la salvezza perché penso che mancano ancora 2 punti e poi i giocatori prenderanno le loro responsabilità. Ci sono delle partite, io ho detto ai ragazzi, guarda, ci sono 90 minuti, 95 che ti annullano o ti esaltano. E questa partita poi si meritava, non si meritava, se loro hanno tirato in porta o non abbiamo tirato in porta, noi l'abbiamo fallita perché il risultato è quello che vale. Io in questo momento non voglio parlare di tecnica, di tattica, di qualità, nulla. Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere mai. Adesso è molto semplicistico e facile dire chiedo scusa, no? Io mi vergogno e sono umiliato, non so gli altri, io personalmente perché tenevo tanto perché la gente voleva vincere questa partita. Quindi il primo responsabile sono io. Ci ho messo la faccia, come giusto che sia, e nulla, altri discorsi non contano nulla, nella vita io sono molto pragmatico, noi non dobbiamo mai perdere questa partita perché eravamo nelle condizioni, perché il Siena con la schiettezza che mi contraddistingue, voglio dire complimenti a loro, però era una squadra molto battibile e non l'abbiamo battuta, quindi abbiamo fallito e basta. Ecco, adesso quindi, mister, da lunedì come si ricomincia anche alla luce appunto di quello che le ha detto, perché comunque c'è da blindare questa salvezza. Sicuramente molti giocatori che hanno dato tantissimo daranno spazio a chi ha giocato di meno e quindi cercheremo di fare questi 2 o 3 punti per mantenere la categoria. Tenevamo a far bene perché è un derby, soprattutto perché venivamo da un periodo non brillantissimo, contornato da molte critiche, da molti mugugni, quindi la squadra sarà un pochino smarrita. Io ho tolto qualche vecchietto che ho in squadra, una squadra molto giovane, al primo campionato, perché ho tanti ragazzi giovani, 96, 95, al primo campionato professionista e io spesso ho buttato dentro squadre giovani. E nel momento che la squadra aveva troppe aspettative, certe gare sono venute meno e lì probabilmente si è creata una spaccatura con la società, ma non c'è stata chiarezza, soprattutto dopo gennaio, che abbiamo rivoluzionato una rosa e purtroppo le aspettative poi sono cambiate. Oggi c'è da dire una cosa, che era un caldo allucinante, che l'Arezzo soprattutto nella prima parte ha speso molto perché ci venivano a pressare, non ci hanno fatto mai ripartire e hanno praticamente chiuso le nostre fonti di gioco. Noi siamo stati bravi nel tenere botta, dietro abbiamo fatto una gara attenta dal punto di vista tattico. E poi dopo quando l'Arezzo è un pochino calata, noi abbiamo trovato il gol su un calcio piazzato, però poi lì la squadra all'Arezzo si era molto allungata, molti giocatori avevano speso tanto e lì dovevamo essere un pochino più cinici perché gli spazi c'erano, abbiamo avuto la palla per poterle chiudere due o tre occasioni. E vabbè, comunque è un risultato che a noi, cioè dal punto di vista della classifica, serve relativamente, come del resto serviva relativamente ad Arezzo. Adesso serve, è importante cercare di finire bene e soprattutto abbiamo ritrovato un'identità, un po' di compattezza che spero rasserenerà l'ambiente lì a Siena.